Basta uno sguardo a rendersi conto, più periferia di così non si può per la prima visita del Papa delle periferie domani ad una parrocchia di Roma, quella di Sant'Elisabetta e Zaccaria, all'estremo nord della diocesi, ben oltre il raccordo anulare, tanto che il Papa, che alle 12 è all'Angelus in Vaticano, verrà addirittura in elicottero. Una comunità di almeno 12.000 abitanti, con un garage fino a 3 anni fa come chiesa, che pure ebbe l'onore di accogliere Papa Wojtyła. Ora tocca a Francesco onorare un impegno preso dal predecessore, delusione quando la data del 3 marzo fu annullata e grandi attesa ora è l'altalena di emozioni che culminerà in un abbraccio caldissimo di quasi 10.000 persone, si calcola, al Papa argentino dopo giorni di duro lavoro. Mettere a posto, pulire le prove per i canti da fare quella domenica, le bandiere messe, un po' di tutto. Comunque per me è un uomo molto importante, molto in gamba. Per ora forse le emozioni le sto tenendo a bada, siamo concentrati sui preparativi. Proprio domani erano pure in programma da tempo 16 prime comunioni e Francesco ha fatto sapere di essere ben felice di celebrarle lui, tirandosi dietro una serie di altre richieste, ovviamente impossibili da soddisfare. Battesimi, cresime, incontri riservati per anniversari di matrimoni e compleanni. Segno comunque anche questo di una parrocchia vivace, lontana e isolata, sì, ma dal tessuto sociale sano e accogliente, riferisce compiaciuto il parroco, ben consapevole del privilegio che gli tocca dopo essere arrivato qui da neppure un anno. Insieme a Don Angelo, al padre spirituale, dicevamo proprio questo. Anche se mi fossi messo a scegliere con la lente di ingrandimento una parrocchia adatta per me, non l'avrei trovata più adatta per me.